Buongiorno a tutti. Mi spiace di essere così lontano, ma questa situazione ci rende tutti molto, molto cauti e ovviamente dobbiamo rispettare quelle che sono le direttive. È un periodo molto difficile per tutti e anche per la ricerca, devo dire, perché molte delle nostre spedizioni sono letteralmente bloccate per via dell'emergenza che abbiamo. Ma quello di cui vi voglio parlare oggi è che cosa sappiamo e che cosa ci dice lo studio del clima del passato. In questa frase che vedete qui sotto, che non è di un climatologo e nemmeno di un paleoclimatologo, ma di Winston Churchill, ci dice che quanto più indietro riusciamo a guardare nel tempo, tanto più riusciremo a prevedere quello che accadrà domani. E in effetti, nel passato del nostro pianeta, c'è molto di quello che stiamo vivendo oggi e di quello che andremo anche molto probabilmente ad incontrare domani. Quindi, se vogliamo mettere in una prospettiva corretta quello che sta accadendo oggi, con il riscaldamento globale molto, molto rapido e, con le variazioni ambientali anche che stanno avvenendo, dobbiamo letteralmente guardare che cosa è successo, nel passato. Questa è una curva che riporta, le temperature, o meglio le anomalie di temperature, cioè le differenze rispetto a un valore medio fissato tra il 1951 e il 1980, negli ultimi 140 anni. La parte in rosso è legata rosso e arancione è legata alle temperature superficiali sui continenti, la parte in blu sopra l'oceano. Vedete che il trend è un trend continuo di oltre un grado di temperatura per quanto riguarda la superficie terrestre. Mediamente su tutto il pianeta la temperatura è cresciuta di circa un grado dall'epoca preindustriale. Questo è ormai acclarato come sia una chiara evidenza dell'impatto antropico sul pianeta e quindi sul clima e sulle temperature della Terra. Le temperature medie non sono però equamente distribuite in tutto il pianeta. Se andiamo a guardare quello che accade nello stesso periodo di tempo nel pianeta, lo dividiamo di fatto in griglie in cui riusciamo a seguire l'aumento di temperatura, vediamo che ci sono, e seguite in alto il tempo che scorre, siamo adesso al 1920-1930, vedete che ci sono delle zone del pianeta che si raffreddano, altre in grigio di cui sappiamo molto poco perché non c'erano allora dati, altre che si riscaldano in maniera molto più evidente. E vedete che quello che vi ho fatto vedere nel grafico precedente, cioè quell'aumento di temperatura importante negli ultimi secoli, si evince anche bene a livello globale, dove vedete il planisfero cambiare colore e virare dall'azzurro al giallo al rosso, con alcune aree del pianeta che si stanno riscaldando molto, molto più rapidamente di altre. Vedete ad esempio la penisola antartica in basso a sinistra, o tutto l'Artico, che soffre di quello che viene definito amplificazione artica, cioè un aumento di temperatura causato da particolari processi che avvengono proprio nelle zone polari. Tutto questo ha delle cause, come sappiamo, e la causa antropica è molto ormai evidente. L'aumento dei gas serra in atmosfera, che provocano il riscaldamento della superficie terrestre, provoca diversi fattori, non solo un aumento di temperatura, ma delle variazioni nel ciclo climatico, per esempio, e nei cicli anche dell'acqua, un impatto sull'atmosfera molto importante, sugli oceani, sia per quanto riguarda l'innalzamento del livello del mare, e lo vedremo tra un po', sia per quanto riguarda anche l'acidificazione degli oceani, ma anche l'intensificarsi degli eventi estremi. E quando parlo di eventi estremi, non parlo solamente di aumento delle precipitazioni, degli eventi di precipitazione che sono più concentrati nel tempo, ma parlo anche di ondate di calore che sono decisamente forse per noi ancora più importanti delle grandi precipitazioni. E poi gli impatti che questo aumento di gas serra e che il conseguente aumento di temperatura ha sul ghiaccio marino, quindi sull'estensione del ghiaccio marino, che vedremo, sui ghiacciai e sulle calotte polari.
È acclarato ormai che l'influenza del sistema climatico è chiara e molto, molto importante, e che l'uomo è decisamente la causa di tutto questo. Vi dicevo degli impatti che questo aumento di temperatura ha, ad esempio, sulle aree polari. Le aree polari sono molto importanti perché sono quelle che vengono definite il sistema di raffreddamento del pianeta. Dalle aree polari dipende anche molta della circolazione oceanica di tutto il pianeta e quindi il mantenimento della temperatura degli oceani e quindi anche dell'atmosfera. Ma sono anche quelli che vengono definiti degli hotspot del cambiamento climatico e soprattutto del cambiamento climatico indotto dall'uomo, e sono anche dei laboratori formidabili, ma sono fortemente impattati da quello che sta accadendo a livello globale, perché sono decisamente delle aree molto, molto vulnerabili. Vi faccio giusto vedere questo, che è una variazione dagli anni 80 ad oggi praticamente dell'estensione del ghiaccio marino. Riconoscete la Groenlandia, il Nord America, il Canada e altri stati attorno all'Artico. Vedete, la riduzione del ghiaccio marino è drammatica, sia in termini di area: la superficie si è ridotta quasi a un terzo di quella che era negli anni 80, e sia anche in volume, quindi lo spessore del ghiaccio è diminuito drammaticamente. E questo fa anche accelerare di fatto l'ulteriore fusione del ghiaccio marino e anche del ghiaccio continentale intorno all'Artico, per degli effetti di retroazione che accelerano tutto questo. Gli impatti però sono anche in altri comparti. Questa è la calotta groenlandese. La calotta groenlandese perde enormi quantità di ghiaccio a un ritmo di 280 miliardi di tonnellate all'anno. Sono diverse piscine olimpioniche al secondo riempite dalla fusione del ghiaccio groenlandese. 280 miliardi di tonnellate, mediamente negli anni che vanno, negli anni dal 2000 al 2018. Il 2019 ha visto una fusione doppia di 570 miliardi di tonnellate. Tutto questo, quest'acqua di fusione va in mare e contribuisce in maniera importante all'innalzamento del livello del mare. Circa 1 millimetro all'anno è dato solo dalla fusione del ghiaccio groenlandese. L'Antartide, che era considerato fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso in uno stato stazionario, si è invece dimostrato negli ultimi decenni molto, molto vulnerabile al cambiamento climatico. E in effetti anche in Antartide, alcune zone dell'Antartide, soprattutto nell'Antartide occidentale e nel Totten Glacier, che è quella macchia che vedete in basso a destra, e a destra nell'Antartide orientale, hanno dimostrato un'enorme fusione della massa glaciale, che non si era mai verificata prima fino ad ora. Anche questo comporta un innalzamento del livello del mare importante, con un contributo di circa 0,35 millimetri all'anno. E la fusione è evidente. Quello che si verifica è che non avevamo mai visto in passato. Sono episodi come questo in Groenlandia, dove la fusione avviene da sotto sulle piattaforme di ghiaccio galleggiante, ma avviene anche sopra, quando si formano questi enormi laghi e fiumi che vengono poi drenati e che scompaiono all'interno di quelli che vengono chiamati mulini, che sono questi enormi crepacci che inghiottono l'acqua e la trasportano all'interfaccia tra la calotta e la roccia sottostante, aumentando anche la rapidità con cui la calotta scorre sulla roccia sottostante. Tutto questo ha delle influenze drammatiche, come vi dicevo, sull'innalzamento del mare. Questa è una curva che riporta l'innalzamento del mare dagli anni 90 ad oggi praticamente. Abbiamo avuto nella media di innalzamento del mare dal 1880 al 2000 è stata di meno di 2 millimetri all'anno. Quello che è accaduto dal 2000 al 2015
è stata un'accelerazione molto importante, circa 3,6 mm all'anno. Dal 2015 al 2019 abbiamo quasi 5 mm all'anno di aumento di livello del mare, che non è tanto, è proprio un'inezia, ma se cominciate a moltiplicarlo per 10, per 100, vedete che questi valori sono estremamente pericolosi anche per il nostro futuro di domani. Quindi dobbiamo conoscere, dobbiamo sapere perché questo sta accadendo. Viviamo in un sistema che è molto molto vulnerabile, tutto è mediato attraverso un piccolo strato di atmosfera che ci protegge da una parte, ma anche è estremamente vulnerabile. Pensate che la Terra ha un raggio di 6.000 e quasi 6.500 km e l'atmosfera è spessa 10 km solamente, è uno strato di vernice attorno al nostro pianeta che noi stiamo pesantemente influenzando con emissione di gas e quindi alterandone le capacità del bilancio energetico. E tutto è complesso, è abbastanza difficile studiare l'atmosfera perché studiare l'atmosfera e il sistema climatico perché non abbiamo un'equazione del clima, no? Come abbiamo l'equazione del moto, come abbiamo l'equazione dei fluidi. Il clima è molto complesso. Abbiamo dei parametri che vanno nello spazio e nel tempo per circa 14 ordini di grandezza, cioè abbiamo delle emissioni di particelle di aerosol che sono nell'ambito micrometrico, che viaggiano per migliaia e migliaia di chilometri. Abbiamo fenomeni, reazioni chimiche e biochimiche che durano frazioni di secondo e sistemi di circolazione oceanica che durano anche migliaia e migliaia di anni. Ecco, per capire come funziona il sistema climatico, per capire verso dove stiamo andando, ecco che è importante conoscere quello che è accaduto nel passato. E per conoscere quello che è accaduto nel passato dobbiamo andare indietro nel tempo. Dobbiamo andare indietro nel tempo, ad esempio, studiando degli archivi climatici. Questo è un grafico che vi riporta come è variata la temperatura, questo valore che vedete è quello che noi chiamiamo proxy, ci arriveremo tra un po', e vedete quali sono stati i trend di temperatura negli ultimi 2 milioni e mezzo di anni. 2 milioni e mezzo di anni sembra un periodo lunghissimo, e in effetti lo è, niente se lo confrontiamo con l'età della Terra, 4 miliardi e mezzo di anni, ma è un periodo breve perché, è un periodo di tempo in cui la Terra era già in una conformazione geologica praticamente molto simile all'attuale, con i continenti già in posizione, nella posizione attuale, con gli oceani formati, e quindi la Terra era praticamente presente nella posizione in cui oggi è. Noi, come Homo sapiens, siamo apparsi praticamente in questo punto. Queste oscillazioni che vedete sono oscillazioni che noi riusciamo a costruire, lo vedremo come, e sono oscillazioni tra periodi glaciali in blu e periodi interglaciali più caldi. Questa è un'era glaciale, questo è un periodo più caldo che vedete in rosso. E queste oscillazioni sono avvenute sempre nel corso della vita della Terra e sono, come vedremo, legate alla posizione relativa della Terra rispetto al Sole. E quello che è importante è anche vedere come ci sia stato un trend, generalmente un trend crescente negli ultimi 2 milioni e mezzo di anni. Se andiamo poi più in dettaglio qui dentro a vedere cosa è successo negli ultimi 150 milioni di anni, e i nostri antenati, noi come sapiens, eravamo già in giro a quell'ora. Vediamo che abbiamo avuto delle oscillazioni, talvolta anche molto importanti. Questi sono periodi caldi, interglaciali. Questa è la penultima era glaciale, questo è l'ultimo massimo glaciale avvenuto solo 20.000 anni fa. E vediamo come questi periodi si ripetono anche con una certa frequenza ben evidente e ben nota. Ma vi dicevo, se vogliamo studiare quello che accade nel passato, beh, oggi ovviamente possiamo avere una rete di stazioni meteorologiche diffusissima a livello mondiale, è data dall'Organizzazione Mondiale dell'Atmosfera, il WMO, che consente di tracciare tutte le temperature, precipitazioni, umidità a livello globale e le pone in una rete.
Quindi abbiamo una rete di termometri che ci consente di stabilire quali sono le variazioni di temperatura, soprattutto negli ultimi decenni. Ma se andiamo più indietro nel tempo, dobbiamo avere degli archivi, dobbiamo consultare degli archivi che sono come per noi una sorta di libro, in cui andiamo a vedere che cosa è successo nel passato. E la maggior parte della storia del nostro pianeta, per quanto riguarda il clima, è racchiusa in quattro tipi di archivi. Gli alberi, soprattutto per la parte più recente, contando e analizzando gli anelli degli alberi, riusciamo ad avere molte informazioni. I coralli, i sedimenti marini o dei laghi e il ghiaccio. Per darvi un'idea, un altro tipo di sedimento, un sedimento terrestre, è questo legato ai loess. I loess sono dei suoli particolari di erosione di erosione, tipica erosione eolica, che avvengono soprattutto per quanto riguarda alcune zone del pianeta. Queste zone più chiare che vedete sono suoli trasportati durante i periodi più secchi, quindi durante i periodi glaciali, e quelli più scuri durante i periodi interglaciali. In questa sequenza di circa 150 metri di profondità c'è la storia del nostro pianeta. Celata in circa 1,5 milioni di anni. Quindi abbiamo tutte le sequenze climatiche per l'ultimo 1,5 milioni di anni. E andando a studiare la composizione chimica che abbiamo qui dentro, riusciamo ad ottenere delle informazioni formidabili su come è evoluto il clima e su come il clima ha reagito a certe variazioni. E come facciamo a passare da una sequenza di questo tipo a delle informazioni particolari? Beh, abbiamo molti metodi, usiamo quelli che vengono definiti dei proxy climatici, e proxy significa proprio un sostituto, un qualcosa che ci aiuta a ricostruire quello che era il clima del passato. Ad esempio, le piante o piuttosto che i microrganismi marini che vivono entro certe concentrazioni di temperatura ci danno molte informazioni, perché una palma non vive dove vive un larice, quindi se troviamo dei semi di larice, sappiamo che il clima era decisamente più freddo che non quando avevamo dei semi di palma, ad esempio. Oppure anche queste microfossili che noi troviamo, guardate le dimensioni, 200 micron, 2 micron per la foraminifera, i coccolitoforidi, 200 micron per queste radiolarie, che sono delle piccole conchiglie che hanno un guscio di silice. Ecco, queste che le troviamo nei fondali marini vivono entro certe concentrazioni. E poi altri proxy sono quelli che derivano, ad esempio, dall'analisi chimica di queste sostanze, perché dall'analisi chimica isotopica di queste sostanze, che sono maggiormente composte di carbonio, ossigeno, calcio, silice, ossigeno ancora nel caso degli opalini, abbiamo delle informazioni formidabili. E con questo, con lo studio di questi sostituti, proxies, riusciamo a ricostruire la temperatura del pianeta del passato. Riusciamo ad avere, per esempio, dei record climatici molto importanti. Un record significa proprio un archivio scritto e ben dettagliato, ad esempio della temperatura degli ultimi 50.000 anni, ma anche molto di più, come vedremo. In questi due siti, questo è un sito in California e questo è un sito in Groenlandia, in questo caso si tratta di sedimenti oceanici, in questo caso di sedimenti, o meglio glaciali, e quindi una calotta glaciale che è stata perforata completamente, e che ci danno indicazioni attraverso i proxy che vediamo qui. Non sto ad approfondire, ma questi sono proxy che ci individuano la temperatura, o meglio, in alcuni casi anche le dimensioni delle calotte polari. Vediamo come la temperatura negli ultimi 50.000 anni è un periodo di tempo in cui noi eravamo già presenti e giravamo sicuramente per l'Europa e più recentemente anche da 20.000 anni in avanti, anche nel Nord America, abbiamo avuto queste oscillazioni molto importanti. Volevo farvi vedere due cose sensazionali di questa curva, come gli ultimi 10.000 anni della storia del nostro pianeta siano stati
eccezionalmente stabili. Se li confrontate con il precedente periodo, notate che queste enormi variazioni di temperatura, queste variazioni di temperatura che sono conosciute come eventi di Damsgaard-Oeschger, che sono due glaciologi che per primi li hanno studiati in Groenlandia, sono delle variazioni repentine di temperatura, cioè un salto di temperatura come questo qui centrale che vedete è un salto di circa quasi 10 gradi di temperatura media che avviene in 40 anni. Quello un evento catastrofico se avvenisse oggi. E questo è l'ultimo evento che ha un nome particolare, si chiama Younger Dryas, e poi questa eccezionale stabilità climatica in cui noi viviamo, che ha consentito sicuramente anche lo sviluppo delle nostre civiltà, perché quando il clima è molto stabile non dobbiamo continuare a spostarci, non dobbiamo continuare a trovare posti più favorevoli, ma possiamo ovviamente cominciare a far lavorare la testa, le mani e le gambe per lavorare. Quindi questi sono degli eventi decisamente molto importanti e capiamo molto di questo. Eventi di questo tipo non sono mai avvenuti durante climi stabili, climi interglaciali. Ma quello che stiamo facendo noi oggi, come esseri umani, questo esperimento globale di enorme emissione di gas serra, ci potrebbe portare ad avere una situazione di questo tipo. Ed è per questo che è decisamente importante lavorare su questo. Vorrei andare però su una scala molto più ampia adesso. Ancora usiamo dei proxy, quindi dei sostituti della temperatura che abbiamo anche poi riportato in una scala qui come temperature medie, il valore zero è il valore di riferimento ed è quello che abbiamo all'incirca oggi come temperatura. Questo pannello riporta nella parte a sinistra gli ultimi 67 milioni di anni. Vedete, scusate, vedete, questi ultimi 67 milioni di anni sono caratterizzati da delle temperature estremamente calde. Il pianeta è andato via via raffreddandosi e questo per un effetto importante, un effetto di autoregolazione che il nostro pianeta ha. È come il termostato di casa sostanzialmente, che si autoregola su periodi milionari di diverse centinaia di milioni di anni, si autoregola attraverso un complesso meccanismo di controllo della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Ecco ancora come l'anidride carbonica, dal punto di vista naturale, riesca a regolare la temperatura del pianeta. Quindi un periodo molto caldo, circa con un massimo circa 52 milioni di anni fa, e poi un progressivo raffreddamento con sempre delle oscillazioni molto importanti. In questo periodo che vedete in azzurro è il periodo in cui cominciano a apparire le calotte, soprattutto la calotta antartica e poi più recentemente anche la calotta groenlandese, quindi un effetto importante della calotta nell'emisfero settentrionale. Quello che vi ho fatto vedere già è questo trend di diminuzione di temperatura degli ultimi milioni di anni e poi in questo secondo pannello vedete una scala più espansa, sono gli ultimi 20.000 anni che abbiamo già visto nel grafico precedente, con l'ultimo massimo glaciale e poi il periodo stabile dell'Olocene, il nostro periodo. E abbiamo anche in un confronto, qui sulla destra, quello che potrebbe essere il futuro del nostro pianeta, quindi a seconda degli scenari climatici che andremo ad avere nel futuro. Beh, gli scenari climatici sono molto, molto particolari perché ci possono portare nel giro di poche decine o qualche centinaio d'anni, alla fine del 2100, a degli scenari di temperatura che sono confrontabili con quelli che avevamo circa 50 milioni di anni fa, quindi sistemi completamente al di fuori del potenziale controllo. Volevo saltare questa. Molte delle informazioni che abbiamo, soprattutto nei periodi più recenti, ci arrivano dalle carote di ghiaccio. Le carote di ghiaccio sono un archivio formidabile perché contengono al proprio interno sia informazioni per quanto riguarda la composizione dell'atmosfera e quindi anche le forzanti climatiche, ma anche contengono informazioni importantissime sulle risposte, quindi sulle temperature. Qui avete
A sinistra una fotografia in luce polarizzata di una sezione di una carota di ghiaccio, dove vedete le parti più chiare sono ovviamente il ghiaccio, i cristalli di ghiaccio, e queste parti scure sono delle bolle d'aria che il ghiaccio intrappola nel processo di densificazione e di trasformazione da neve a ghiaccio. Beh, queste bolle sono formidabili per noi perché contengono aria fossile. Possiamo andare indietro nel tempo, addirittura 800.000 anni, e costruire un record della temperatura degli ultimi 800.000 anni e della concentrazione dei gas 800.000 anni fa. Andiamo a studiare praticamente tutti gli strati dalla superficie via via fino al fondo, e per fare questo andiamo a prelevare quelle che sono definite delle carote di ghiaccio, che non sono nient'altro che dei cilindri di ghiaccio di 10 centimetri di diametro, e lunghi e profondi come tutta la calotta, che può essere profonda anche 3 chilometri e anche più in alcuni punti. E queste sono operazioni di grande impatto dal punto di vista anche logistico. Vi faccio vedere, ad esempio, questa è una sezione proprio della carota di ghiaccio. Tenete conto, questo cilindro ha 10 centimetri di diametro, adesso è molto ingrandito. Quello di cui vi volevo far vedere è come si lavora in un campo. Qui siamo in Groenlandia, ad esempio, e il campo è esattamente posizionato nel centro della Groenlandia, dove stiamo facendo una perforazione bloccata anche questa quest'anno dal Covid, che prevede di andare a perforare fino in fondo 2500 metri la calotta. In questo caso il ghiaccio alla base è datato circa circa 70.000 anni, probabilmente non di più perché l'accumulo è molto elevato. In questo caso si lavora al di sotto del manto della neve, a circa 10 metri di profondità. Si lavora in profondità perché si garantisce di avere una temperatura costante, circa meno 25 gradi all'interno della calotta, e quella che avete qui dietro anche il mio sfondo, come vedete, vista dal contrario. Si entra in questo cavò molto molto profondo, a 10 metri di profondità. Qui adesso, dove sta camminando la ragazza, bene o male il ghiaccio ha un'età di circa 35 anni. Si entra in una prima caverna dove c'è il sistema di carotaggio. Vedete, con questo winch, questo cilindro con il cavo, la torre che mantiene il carrettiere. Questa è la trincea dove c'è il carrettiere, che vedete poi il foro del carrettiere, che adesso è tappato, quello lì segnato da un cerchietto rosso. Lì il foro è profondo di circa, appunto, adesso circa 1800 metri. Vogliamo arrivare fino alla fine. Lo si tiene tappato perché ogni tanto casca una pinza dentro il foro, una chiave inglese, e quindi è difficile poi recuperarla. Questo è un sistema dove le carote vengono trasportate, misurate, vengono catalogate, viene fatto quello che è definito il logging, e vengono già tagliate in sezioni di 2 metri. La vedete qui, una carota di ghiaccio sul tavolo. La temperatura in questo ambiente è di meno 25 gradi in tutto l'ambiente che abbiamo visto finora, ed è mantenuta costante proprio dalla caverna di ghiaccio. Le carote vengono poi stoccate in questo cavò, vengono lasciate lì per rilassarsi per un anno circa, perché hanno delle tensioni meccaniche molto forti. Il ghiaccio è un fluido caldo, se vogliamo, cioè molto vicino al punto di fusione, e poi vengono trasportate nella successiva sezione del laboratorio della caverna, dove vengono in parte analizzate. Qui ci sono una decina di persone che lavorano per il taglio. Vedete il tetto della caverna, molto molto di neve, cristalli di neve. Anche qui la temperatura è intorno ai meno 25 gradi. Si lavora per il taglio, per la preparazione, per l'analisi. Questo che vedete nel background in rosso è un container frigorifero che lavora al contrario. Dentro ci sono dei laboratori a 20 gradi, e mentre fuori la temperatura è di circa meno 25 gradi. Beh,
Da tutto questo otteniamo delle informazioni importantissime, informazioni ad esempio immediate sulla temperatura, sui cicli glaciali, sulle variazioni anche repentine che abbiamo visto prima. Ecco, qui dentro vedete si lavora in maniche di camicia perché la temperatura è più elevata. Volevo andare avanti. Questa appunto è una sezione di una carota di ghiaccio. Quelle bollicine che vedete sono aria che hanno respirato i sapiens circa 50.000 anni fa. Questa è una sezione di circa 50.000 anni. Quindi i nostri antenati respiravano quell'aria e noi riusciamo a ricostruirne la concentrazione perché riusciamo a estrarre l'aria e ad effettuare delle analisi molto accurate, analisi chimiche ed isotopiche. E riusciamo ad avere anche informazioni sulla composizione del ghiaccio stesso e quindi a capire quante polveri c'erano e quali fossero anche le temperature dall'analisi isotopica del ghiaccio che circonda le bollicine. E quello che abbiamo sono delle curve di questo tipo, quelle che vengono definite curve climatiche, in cui vedete le variazioni di temperatura da 800.000 anni fa sulla sinistra ad oggi, con questi cicli glaciali e interglaciali, quindi di temperatura più elevata e di temperatura più bassa. Vedete, questa ciclicità è legata sostanzialmente alla posizione relativa della Terra rispetto al Sole, quindi quello che vengono definiti parametri orbitali. L'anidride carbonica in blu segue questa curva di temperatura, il metano anche, ma con una ciclicità leggermente diversa che non voglio approfondire molto. Quello però di cui vi voglio parlare è appunto l'anidride carbonica, che come vi dicevo ha un andamento che mima e fitta quello della temperatura nel corso degli ultimi 800.000 anni. L'anidride carbonica, un gas serra prioritario, ha sempre variato in concentrazione da circa 180 a 280 parti per milione nel corso degli ultimi 800.000 anni, da dove abbiamo delle misure dirette. La cosa incredibile è quello che è successo oggi, negli ultimi 100 anni, dove la concentrazione di gas serra ha raggiunto i 415 parti per milione. Mai negli ultimi 5 milioni di anni, la concentrazione di gas serra, che è strettamente legata alla temperatura del nostro pianeta, ha raggiunto dei valori così elevati. E se vogliamo mettere questo in una prospettiva ancora diversa, vi potrei far vedere questo grafico. Vedete, riporta, è un grafico che va a vedere lo scorrere del tempo dagli inizi degli anni 80, cioè da quando in questo sito, nel centro del Pacifico a Mauna Loa, alle Hawaii, si è cominciata a misurare la concentrazione di anidride carbonica, che vedete dagli anni 80 è sempre salita in maniera drammatica. Vedete, queste oscillazioni sono legate sostanzialmente alle variazioni di alla capacità della biosfera di sottrarre anidride carbonica durante le fasi di fotosintesi e quindi a tutta la vegetazione che assorbe anidride carbonica durante i periodi estivi, ma mediamente la concentrazione sale. Qui a sinistra vedete queste variazioni che sono legate a diversi osservatori, dal polo sud alle varie latitudini. Vedete il respirare soprattutto del sistema Terra durante i periodi estivi e soprattutto nell'emisfero nord, dove abbiamo la maggior parte di terre emerse, e vedete comunque questa enorme variazione di concentrazione e aumento di concentrazione che ci stiamo portando dietro. E questo ancora possiamo metterlo in una prospettiva se andiamo indietro nel tempo. Quindi abbiamo altre osservazioni sempre alle Hawaii, questa curva in verde che vedete apparire, e la prospettiva che vi dicevo, le misure che abbiamo dalle analisi sulle carote di ghiaccio che fittano bene la parte comune della curva, qui sulla destra, e poi ci danno un'idea di quelle che erano le concentrazioni durante gli ultimi 1.000 anni, guardate la differenza con quello che abbiamo oggi, e poi via via andiamo a mimare ancora quelle che sono le concentrazioni del passato. Ma tutto questo per dire che il sistema è in rapidissima, rapida, rapidissima evoluzione. Vedete le curve
che vi dicevo prima, l'oscillazione tra i 280 e i 180 parti per milione dell'anidride carbonica, cosa che non abbiamo mai raggiunto in passato, negli ultimi 800.000 anni almeno, e se andiamo ancora più indietro con altri proxy climatici, riusciamo a vedere che negli ultimi 5 milioni di anni mai il nostro pianeta ha raggiunto delle concentrazioni di gas così elevate. E questo ci pone dei quesiti per il futuro, cioè studiando il passato possiamo anche porre in una prospettiva corretta quello che sta e che andrà a accadere nel futuro. Questa è una curva che riporta le temperature nel corso degli ultimi 10.000 anni, questo periodo eccezionalmente stabile che vi ho detto si chiama Olocene ed è il periodo in cui noi viviamo. Questo è quasi, è praticamente tutto il nostro periodo storico, no? I romani sono arrivati più o meno qui, in questo periodo. Prima avevamo i greci, gli egizi e poi via via le prime civiltà si sono sviluppate. Abbiamo transitato da essere cacciatori, raccoglitori fino ad agricoltori e allevatori. E quello che però sta accadendo oggi, dopo quella piccola diminuzione di temperatura, badate che qui i valori sono molto molto bassi, la differenza tra questo periodo e questo è di circa 1 grado ed è proprio l'innalzamento di 1 grado dall'epoca preindustriale, ma guardate quanto repentino e quanto rapido è questo innalzamento. E proprio lo studio del passato ci consente di mettere in una prospettiva corretta quello che sta accadendo, quello che sta accadendo anche in termini di, per esempio, accordi internazionali. Avete tutti sentito parlare dell'accordo di Parigi, settembre 2015, che ha fissato la temperatura da non superare, il limite di soglia da non superare ai 2 gradi, meglio 1,5 gradi. Siamo molto vicini alla soglia di Parigi e questo è lo scenario peggiore che potremo avere nel giro di poche decine di anni, alla fine del secolo, nel caso di business as usual, cioè nel caso si continui a lavorare e mettere enormi concentrazioni di anidride carbonica come abbiamo fatto negli ultimi anni. E questo va posto in un'ottica di emissione di gas, come abbiamo visto, e di mantenimento delle soglie entro certi limiti. Una cosa che vi volevo far vedere è anche questo grafico, cerco di spiegarvelo. È una cosa molto importante perché il sistema Terra ha sempre funzionato entro dei limiti, come abbiamo visto, entro un'oscillazione negli ultimi milioni di anni tra periodi molto freddi e periodi molto caldi. Non era uno yo-yo che andava e tornava avanti e indietro nello stesso percorso, ma a livello, se lo vogliamo definire, a livello di temperature e a livello di, per esempio, di livello marino. Abbiamo che queste variazioni si sono mantenute entro certi percorsi che abbiamo, ad esempio, in questo grafico. Se noi poniamo il livello del mare e la temperatura, vediamo che quando aumenta la temperatura, aumenta anche il livello del mare e poi il sistema si riequilibra a seconda dei cicli ben definiti. Beh, oggi stiamo letteralmente sbilanciando il nostro sistema. Se lo vogliamo vedere in un'altra maniera, possiamo avere una figura di questo tipo dove la scala del tempo è quella che vedete dal background al primo piano. Il sistema Terra è sempre oscillato tra periodi freddi e periodi caldi. Ora siamo in un periodo caldo, come vi dicevo, si chiama Olocene, che prevederebbe che la Terra si mantenga in questa condizione di stabilità per un determinato periodo. In effetti ci siamo mantenuti per i primi 9.000 anni dell'Olocene in delle condizioni molto interessanti, ma poi a un certo punto il sistema è cominciato a deviare dall'equilibrio. Abbiamo cominciato a emettere troppi gas serra che stanno portando il sistema Terra fuori da quelli che vengono definiti i confini planetari, quindi stiamo andando verso un sistema troppo, troppo caldo. Abbiamo ancora delle possibilità perché stabilizzando il sistema Terra noi possiamo portare il tutto all'interno di una condizione ben definita. Quindi è una cosa decisamente importante. Abbiamo di fronte a noi letteralmente un bivio importante che ci può portare
da una parte a uscire dai confini planetari, nel senso dal punto di vista climatico, quindi andare verso delle temperature e quindi anche verso un livello di medio mare decisamente fuori dai confini che abbiamo mai avuto nel passato, oppure se riusciamo a stabilizzare la Terra possiamo anche rientrare nel sistema glaciale, interglaciale che abbiamo avuto nel corso degli ultimi milioni di anni. Quindi questo è un imperativo molto importante, riusciamo a capire che siamo in questa zona di confine proprio andando a studiare quello che è accaduto nel passato e cercando di fare tesoro delle informazioni che abbiamo ottenuto dal sistema climatico del passato per proiettarlo nell'oggi e proiettarlo nel domani. Con questo credo di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda o curiosità, sono molto molto felice di rispondervi. Grazie. Buongiorno, volevo chiedere che azioni pensa potranno aiutare a stabilizzare la Terra? Ho perso la prima parte della domanda. Che azioni pensa che potrebbero aiutare a stabilizzare la temperatura della Terra? Beh, allora, tutto quello che passa attraverso la mitigazione, e quindi vuol dire le riduzioni delle emissioni di gas serra, aiutano a stabilizzare la concentrazione di gas, ma non sarà sufficiente. Ormai abbiamo raggiunto delle concentrazioni di gas serra in atmosfera che prevedono, se vogliamo mantenerci entro i range che sono, portati dal sistema di Parigi, dobbiamo arrivare anche a sottrarre anidride carbonica dall'atmosfera. Noi, davanti a noi, da qui al 2050, quando dovremo arrivare a quello che viene definito zero emission, dobbiamo dimezzare ogni 10 anni le concentrazioni di gas serra in atmosfera. Oggi, come sistema umano, stiamo emettendo 40 miliardi di tonnellate di anidride carbonica all'anno. Dobbiamo portarle a 20 nel 2030, a 10 nel 2040, a 5 nel 2050 e dobbiamo allo stesso modo anche aumentare la capacità di sottrarre anidride carbonica, quelli che vengono definiti carbon capture system nel futuro. Io ho un'altra domanda. Presente? Certo, la sento bene. E si sa qual è il continente che ha avuto più riscaldamento globale negli ultimi anni? Certo, è l'Artico. L'Artico ha avuto ed è soggetto a quello che viene definito amplificazione artica. Ci sono dei sistemi, dei processi che lavorano molto efficacemente in Artico che portano ad avere un innalzamento di temperatura che è decisamente superiore alla media mondiale. Vi dicevo, abbiamo avuto circa 3 gradi, scusate, 1 grado di aumento di temperatura media a livello globale. L'Artico viaggia a circa 3 gradi. Ci sono degli effetti che accelerano questo cambiamento. Uno di questi è l'effetto della fusione del ghiaccio marino, che fa sì che quando la fusione del ghiaccio marino si esponga alla radiazione solare una maggior superficie di oceano che è molto scuro e che quindi trattiene l'energia e quindi provoca un ulteriore riscaldamento. Assieme a questo ci sono altri fenomeni che si chiamano feedback o fenomeni di retroazione che fanno aumentare il riscaldamento iniziale. Volevo fare un'altra domanda riguardo al campionamento quello dei ghiacciai, no? Essendo lungo diversi chilometri, non rischia, cioè non c'è un maggiore rischio che si creino delle crepe nel ghiacciaio stesso, cioè nella calotta stessa? Per il campionamento? Beh, direi proprio di no. Allora, non è facile fare un carotaggio di quel tipo là. Allora, per adesso abbiamo un progetto che prevede di perforare la calotta polare in Antartide per circa 2 km e 700 metri. È un progetto che ci vedrà coinvolti
in campo per circa 5 anni, con 3 anni di perforazione, cioè 3 stagioni di perforazione. Il foro, come dicevo, è un foro che ha questo diametro, quindi in una calotta che ha che è lunga, che è larga 2000 metri, 2000 chilometri, un foro di 10 centimetri non è che vada ad alterare molto dal punto di vista fisico. Lo può fare dal punto di vista chimico perché c'è un impatto nelle operazioni. Noi usiamo all'interno del foro di perforazione dei liquidi, degli antigelo che servono per mantenere il foro aperto, altrimenti a 1000 metri di profondità la pressione del ghiaccio è così elevata che andrebbe a richiudere il foro. E quindi usiamo dei liquidi quanto meno impattanti possibili, ma sono pur sempre delle sostanze chimiche che poi togliamo alla fine della perforazione. Io avevo un'altra domanda. Quanto tempo è stato impiegato per costruire quel laboratorio sotto il ghiaccio e da quanti anni è presente? Da quanti anni è stato costruito? Allora, lì siamo in Groenlandia. Lì siamo in Groenlandia. Dopo, se avete 2 minuti di tempo, se vi faccio vedere come si fanno quelle trincee. È un sistema molto, molto intelligente che abbiamo cominciato a usare da pochi anni, ma scavare una trincea di quel tipo e costruire la trincea ci vogliono 10 giorni di lavoro, anche meno. E poi bisogna allestire il laboratorio, questo è un po' più complicato. E il punto è che poi ogni anno il laboratorio viene chiuso a fine stagione e riaperto poi la stagione successiva. E quindi sì, è un po' un lavoraccio, ma insomma si fa molto facilmente. Ecco. Se volete vi faccio vedere se trovo il filmato come si... Forse volevo fare anch'io una domanda. Posso? Vedete il video? Non ancora. Vedete il video? Sì. Sì. Ecco, fatto il foro, che non è proprio banale, adesso si usano anche dei sistemi un po' diversi con dei blower. Si mette dentro una salsiccia di gomma come questa, a volte lunga anche 40-50 metri. Poi pian pianino si butta neve con quel sistema, con quella fresa che butta della neve molto molto sottile in superficie, e a un certo punto si sgonfia completamente il pallone, e quando si ritira il pallone rimane la trincea. Si tira fuori il pallone e rimane questo tunnel che viene poi usato anche per stoccaggio dei campioni. Qui siamo in Antartide invece, la temperatura media lì dentro è di meno 50 gradi, quindi riusciamo a stoccare anche tutti i campioni all'interno del sistema. Vedete, quindi rimane poi il nostro campione, la nostra trincea ben costruita. Carlo, domanda?
Va bene, aspetto. Lei, professore, ha dato come indiscutibile la causa antropica di questo riscaldamento. Tuttavia, anche all'interno di questa, direi neanche ipotesi, forse evidenza, non lo so, sarebbe utile conoscere all'interno delle cause antropiche quali sono i maggiori fattori di impatto. Vi spiego, se sono la combustione dei fossili, dei combustibili fossili, beh, questo è un problema che prima o poi si risolverà da solo, perché finiscono. Se invece è dovuto in modo indiretto proprio all'aumento della popolazione che mangia, si nutre, oppure al tipo di nutrimento, ecco, secondo me avere delle indicazioni in questa direzione sarebbe utile. Grazie per la domanda. Beh, sicuramente il tutto è legato alle emissioni. È chiaro che ognuno di noi si porta sulle spalle quella che viene definita emissione pro capite, no? Che è ovviamente molto maggiore per un cittadino americano o europeo rispetto ad un africano. Ma di fatto anche con l'aumento di popolazione, con l'aumento di benessere possibilmente generalizzato nel futuro, questo aumento pro capite, se poi moltiplicato per la popolazione, andrà ad aumentare. È chiaro però che una buona parte è legata alla produzione di energia che noi abbiamo, quindi all'uso dei combustibili fossili per la produzione di energia. Quindi un maggiore efficientamento energetico è quello che possiamo fare già da subito. Quando parlo di efficientamento energetico voglio dire che il 60% dell'energia che noi produciamo non la utilizziamo e la sprechiamo. E quindi migliorare l'efficienza dell'uso dell'energia è importantissimo, quindi tutte anche le misure prese all'ottimizzare l'isolamento delle case, gli impianti di riscaldamento, la produzione di energia è essenziale. La transizione energetica poi verso sistemi verdi, no? di energie rinnovabili è un altro aspetto decisamente molto, molto importante. Quindi sicuramente la parte individuale è importante, ma la transizione energetica lo è altrettanto. Posso fare una considerazione, Carlo? Silvano Nofri, buongiorno. Ciao Silvano. Senti, da botanico, due considerazioni. Uno, quella tua dimostrazione del fatto che la stabilità climatica ha coinciso con la rivoluzione agricola e quindi ci fa vedere quanto l'agricoltura sia legata alla stabilità climatica. E siccome l'agricoltura è quella che nutre il pianeta, che nutre la nostra specie, è chiaro che un'instabilità climatica andrebbe ad influire in maniera straordinaria sulla produzione agricola, e questo lo vediamo, no? La desertificazione, l'aumento delle temperature, l'aumento dell'evaporazione, e quindi questo purtroppo è una previsione abbastanza facile, no? sull'incidenza che ci potrà essere nel futuro su questo. E un altro fattore che mi preoccupa molto da botanico, oltre che da appartenente alla nostra specie, è quello degli incendi. Gli incendi purtroppo aumentano la quantità di anidride carbonica e nello stesso tempo sottraggono al pianeta una quota verde che invece l'anidride carbonica la consuma producendo ossigeno. E questo è un altro fatto che si è inserito in maniera prepotente negli ultimissimi anni, anche diciamo dovuto a politiche insensate come per esempio quelle che si stanno facendo attualmente in Brasile. Ecco, la lotta agli incendi è un altro importantissimo campo in cui, nel quale bisogna farsi sentire, bisogna lottare per cercare di contrastare un futuro che potrebbe essere abbastanza pericoloso per la nostra specie. No, dici bene Silvano, sicuro questo è un grosso problema, quello degli incendi, ed è uno di questi
eventi assieme ovviamente alle precipitazioni, alle ondate di calore che sono decisamente importanti. Anche il fatto di come vengono alterate le rese di produzione di alcune specie agricole, sto pensando al grano, al frumento, che vengono fortemente alterate dalle variazioni di temperatura e poi anche gli incendi hanno un impatto sulla stabilità del suolo, perché ovviamente andando a sottrarre vegetazione inducono anche un'enorme instabilità del suolo. Tutto questo ha un enorme impatto, di sicuro. Comunque ti faccio i complimenti perché è una bellissima conferenza. Molto, grazie, Sivan. Molto bella. Io avrei un'altra domanda. Eccomi qua. E quali sono gli effetti concreti dell'innalzamento della temperatura oggi? Grazie per la domanda. Potremmo parlare per ore su questo. Vi ho già fatto vedere quali sono gli effetti, ad esempio, sulle aree glaciate, no? Sui poli, la fusione dei ghiacciai, l'innalzamento del livello del mare. Ma vi voglio dare un altro aspetto, no? Ho parlato di eventi estremi anche come ondate di calore. Noi come esseri umani siamo delle macchine termiche alla fine, no? Lavoriamo come una macchina termica, scambiamo calore in due modi, tramite conduzione attraverso la pelle o anche tramite evaporazione. Allora, quando la temperatura è troppo elevata ed è troppo umido, non riusciamo a scambiare calore né tramite conduzione né tramite evaporazione. E condizioni di questo tipo già si verificano in alcune parti del pianeta, il che vuol dire che con temperature molto alte e con umidità elevata, il nostro sistema, la nostra macchina termica va completamente in tilt, nel senso che non riesce più a scambiare calore e quindi il sistema collassa. Letteralmente ci sono delle condizioni in cui l'uomo non può resistere all'esterno per più di un paio d'ore. Ero l'anno scorso negli Emirati Arabi e non vedevo nessuno in giro dalla finestra dell'albergo. Quando ho chiesto se potevo uscire, mi hanno guardato come se fossi un pazzo, proprio perché in alcune condizioni è assolutamente molto molto rischioso uscire. La macchina termica non funziona. Verso l'aumento di giorni di questo tipo, di giorni di caldo estremo, di ondate di calore, è in forte aumento e comincerà anche nel bacino del Mediterraneo ad essere sempre più presente. Aldo, avrei un'altra domanda. In base ai dati raccolti sulla produzione di gas serra in un dato periodo di tempo, entro quanto tempo rischiamo di raggiungere il punto di non ritorno, cioè di creare dei seri danni alla Terra? Il punto di non ritorno l'abbiamo già raggiunto e superato per molti sistemi ambientali. I coralli, per esempio, le barriere coralline sono irrimediabilmente influenzate dal riscaldamento e soprattutto dall'acidità degli oceani. Molti ghiacciai delle zone non polari sono irrimediabilmente colpiti dal riscaldamento globale. Siamo stati per effettuare una perforazione in alta quota sul Grand Combin, che è al confine tra l'Italia e Svizzera, a fine settembre, dopo 4 anni che monitoravamo questo ghiacciaio, che sembrava essere veramente avere delle caratteristiche ottimali. E questo ghiacciaio a 4.100 metri di quota era completamente pieno d'acqua, una spugna d'acqua a 4.100 metri di quota. Ci sono molti aspetti, molti sistemi climatici sono già fuori della scala, cioè hanno oltrepassato il punto di non ritorno. Ed è chiaro che con questo trend di aumento di temperatura nei prossimi decenni, se non voltiamo decisamente la traiettoria, andremo a impattare il grado e mezzo nel 2040. Ragazzi, nel 2040 voi avrete 38 anni o 37 anni. Quindi è letteralmente domani. Quindi abbiamo una grossa responsabilità, la mia generazione verso di voi e tutti verso quella dei nostri figli e dei nostri nipoti, nel mantenere questi livelli. Rispondo anche alla domanda che vedo adesso di Chiara Torresan: qual è il ruolo della politica per far sì che si riesca a rimanere entro i confini planetari? L'accordo di Parigi di fatto è fallito. Che dire?
dopo 5 anni dall'accordo di Parigi non abbiamo fatto un passo avanti a livello globale. Ci sono delle azioni che devono essere intraprese a livello politico, è innegabile questo, ma ci sono anche azioni individuali. Appunto, parlavo prima dell'efficientamento energetico, la finanza ha un grosso ruolo su questo. Il nostro paese, solamente il nostro paese, investe ancora 19 miliardi di euro all'anno per sussidi alle fonti fossili. Beh, questo è veramente uno scandalo. E anche la finanza, sia la finanza, la grande finanza, deve cominciare a investire meno sulle fonti fossili e più sulle rinnovabili. Ci sono alcune banche virtuose che hanno cominciato a non far credito a chi vuole investire su impianti di produzione energetica tradizionali, quindi metano, gas, carbone, e cedono credito solo a chi investe sulle rinnovabili. Questo è un passo avanti, perché il sistema deve muoversi in questa direzione. È chiaro che dobbiamo fare presto e bene. Un'altra domanda. Il riscaldamento globale, quindi l'aumento delle temperature, mari, eccetera, può causare, cioè può avere una maggiore incidenza su malattie tipo tumori, allergie o comunque malattie croniche? Ma certo che sì. L'inquinamento di per sé, l'inquinamento atmosferico è legato per esempio alla produzione di energia, è ormai acclarato che abbia un ruolo importante su malattie come l'asma e così via. Ma vi dirò di più, malattie come la malaria, no? La zanzara che porta la malaria ha un'incidenza, cioè raddoppia la fertilità aumenta di 10 volte la fertilità ogni grado di aumento della temperatura. Capite bene che la malaria, che è ancora un caso irrisolto e che provoca milioni di morti all'anno in continenti quali l'Africa, ad esempio, con un aumento di temperatura potrebbe spostare completamente la zona di presenza e quindi arrivare oltre il Mediterraneo anche in Europa. E questo, l'aumento di temperatura di sicuro favorisce questa migrazione. Quindi malattie, sì, chiaro, sono strettamente correlate. E poi, che dire della perdita di biodiversità, no? Che si ha con l'aumento delle temperature. Perdita di biodiversità che porta anche potenzialmente ad aumentare epidemie, ad esempio come quella che stiamo vivendo adesso. Mi scusi, professore. Sì? E avrei una domanda. Ma lei prima ha parlato di fonti di energia che comunque non inquineranno, ma io volevo parlare dei pannelli solari, ad esempio, no? E comunque loro... Cioè, i pannelli solari forniscono energia attraverso il sole, ma ci sarà un modo dopo per smaltirli oppure comunque sarà un altro problema da affrontare? Bella domanda, Marta. Certo, niente è gratis, tutto ha un impatto. È chiaro che noi dobbiamo cercare di mettere in atto un sistema, no, di economia circolare, come si chiama, in cui io... estraggo il minerale, produco il bene, lo uso, lo aggiusto se si rompe, lo riuso, lo smaltisco, lo riciclo e lo rimetto a sistema. Questo è qualcosa verso cui dobbiamo andare. L'Europa sta spendendo molto sui temi legati all'economia circolare ed è qualcosa che dovremo fare. Su questo bisogna ancora investire molto, ma è un aspetto molto da considerare molto. È un aspetto anche quello, per esempio, stiamo investendo tanto adesso sull'energia, sulle auto elettriche, l'auto elettrica che è formidabile, ma come alimento l'auto elettrica? La mia auto elettrica è alimentata da una centrale a carbone, magari, allora tanto vale che faccia andare l'auto a carbone a quel punto lì. Se l'auto elettrica invece ha un'alimentazione green, cioè quindi da energia rinnovabile, che sia eolica o fotovoltaica, è sicuramente molto, molto, molto favorevole. Quindi abbiamo strada da fare
ma sappiamo qual è la strada, sappiamo qual è la direzione da prendere. Mi scusi, ho un altro dubbio, ma lei ha parlato anche di adesso di auto elettriche, no? La batteria delle auto elettriche poi, cioè, comunque è un problema perché è una grande batteria e sono a conoscenza del fatto che si possano fare anche motori ad idrogeno e che non, cioè, che comunque sfruttano la potenza dell'idrogeno e non consumerebbero tante energie da, cioè, diciamo, inquinanti. Come, cioè, non so se questa idea le è... Sì, sì. Allora c'è un bel libro che sta per uscire, non so se è appena uscito da Marsilio, credo, di Gianfranco Pacchioni, che parla proprio di questo problema del convertire, di sottrarre la CO2 e trasformarla direttamente in idrogeno. È possibile farlo, ci sono delle reazioni conosciute dalla chimica industriale, addirittura dal 1800, molto efficienti, che prevedono l'uso di catalizzatori e che convertono praticamente la CO2 in combustibile nuovamente, insomma, non sto a spiegarvi il meccanismo, e anche in idrogeno. E questo è un aspetto sicuramente da considerare, fa parte proprio dell'uso di un riuso dell'anidride carbonica e quindi riutilizzare l'anidride carbonica in parte per produrre combustibile e in parte per produrre idrogeno. Ci costa ancora un po' di energia, questo non è un processo gratis, ma ci stiamo arrivando anche lì, è un'altra strada da percorrere. Comunque l'auto idrogeno pone un problema che stiamo via via superando, che è quello anche legato alla sicurezza dell'idrogeno del trasporto dell'idrogeno. E il metodo migliore anche per avere comunque idrogeno è quello di partire da metano, che è comunque un gas che dobbiamo produrre, estrarre, ed è comunque un gas serra importante. Volevo fare una domanda, o meglio una riflessione con lei, professore. Sono Simonetta Soro, insegnante Rosselli, per un aspetto, diciamo, un po' trasversale, quindi al di là dello specifico sul clima, perché insomma, parlando dei proxy, ci ha dato un po' un'idea di come lavora la scienza, cioè lavora su dati, quindi oggi aveva a disposizione sensori, eccetera, per raccogliere questi dati, ma si è posta la domanda di come fare nel passato. Allora, insomma, che fa lo scienziato che si occupa del clima, è diventato bravo esperto botanico e ha pensato al seme piuttosto che il biologo marino ai coralli, o magari il biologo marino che, guardando la crescita di questi organismi, si è posto la domanda di come mai crescono in maniera diversa e quindi trovare questo indicatore, questo fattore, insomma. E comunque quindi la scienza è importante e bella perché comunque comunica e condivide tutto, insomma, e quindi questo media, la mia riflessione, se è nato prima l'uovo o la gallina, chi si è parlato con chi, insomma. Questa è un'altra bella domanda. Le faccio solo un esempio. Nel mio laboratorio a Venezia, che è un laboratorio, chiamiamola un'unità mista CNR Università, io sono un chimico di estrazione, ma lavorano con me dei geologi, dei fisici, dei matematici, degli ambientalisti, dei biologi, quindi lo spettro di professionalità e di competenze è vastissimo, proprio perché il sistema climatico è molto complesso e quindi abbiamo bisogno di affrontarlo da punti di vista diversi. E nessuno sa tutto, ma abbiamo bisogno proprio di competenze molto diverse ed è questo che fa anche la diversità, fa crescere molto e fa squadra, ecco. Grazie per l'intera conferenza. Professore, salve, volevo farle anch'io una domanda. Sono Salvatore Trapani, De Rosselli sempre. Da un punto di vista storico mi incuriosiva una cosa. 60 milioni circa di anni fa avevamo, attraverso l'analisi dei proxy, una temperatura elevata che stiamo raggiungendo adesso, in pochissimo tempo. Vuol dire che l'uomo è in grado di accelerare dei fenomeni naturali che invece durerebbero milioni di anni e quindi
No? Certo. E poi ci tenevo anche a farle i complimenti per tutta la conferenza anche a nome dei ragazzi, perché è veramente tutto molto interessante. Grazie per la chiarezza con cui sta spiegando tutto. Prego. Grazie. Sì, effettivamente noi non è che ci stiamo reinventando la ruota. Noi esseri umani stiamo facendo quello che il sistema Terra fa in maniera naturale, solo che perché il carbonio esce dalla Terra attraverso i vulcani, attraverso le dorsali oceaniche, ma quello che noi stiamo facendo è che stiamo accelerando in maniera drammatica questi processi e quindi praticamente stiamo immettendo molta più anidride carbonica di quanto il sistema è in grado di riceverne. E siccome l'anidride carbonica è un gas serra, l'effetto di questo è l'aumento di temperatura. La ringrazio per aver apprezzato la conferenza. E quello che voglio dire anche ai ragazzi è che c'è molto spazio, come diceva Richard Feynman, che era un fisico, no? Diceva c'è molto spazio alla fine della stanza. Nel senso che abbiamo bisogno di risorse nuove, di modi nuovi di pensare, studi cross-disciplinari che ci aiutano a risolvere molti dei problemi che stanno venendo avanti. Parlavamo prima delle competenze trasversali, no? Adesso stiamo lavorando anche su sistemi di intelligenza artificiale che ci consentano di comprendere meglio quelle che sono le variazioni climatiche del passato per proiettarle nel futuro. Quindi abbiamo bisogno di competenze che nessuno di noi oggi ha, e quindi è importante formare anche in futuro nuove leve. Stiamo provando. Bravissimi. E noi aspettiamo. Grazie ancora di tutto. Grazie. Non so a voi. Se ci sono altre domande. Forse no. Benissimo. Allora, professore, grazie. Grazie ancora e grazie a tutti. Grazie a voi, bravissimi. Grazie della pazienza.